Maggio, 31 rose per Maria. Quinto giorno, nelle veglie notturne di Maria. Nel terzo mistero della gioia vi è la nascita di Gesù nell'umile grotta di Betlemme. È questo un mistero grandioso, ma come quasi sempre, prima di una grande gioia c'è la grande prova. Dopo il tanto camminare, Maria avverte che il momento è arrivato. Giuseppe si affretta a bussare tra una locanda e una casa per chiedere ospitalità, eppure per la giovane partoriente, madre del divino Salvatore, non c'è posto. Crescono tensione e timore. Certo, proprio non si può dire che la famiglia di Nazareth non abbia sofferto o che abbiano avuto la vita facile. Dopo tanto bussare e cercare, trovano ospitalità nell'umile grotta. Che cosa meravigliosa! Il Cristo muta ogni logica sin dal principio. Il Dio si è fatto uomo, il Verbo si è fatto carne, il Re si è fatto povero. Gesù nasce, scaldato dal focolare domestico, e l'angelo intona il Gloria a Dio nell'alto dei cieli. La terra ha germinato il Salvatore, il seme l'aveva gettato il cielo. Tra cielo e terra, l'umano e il divino prendono il volto del bambino Gesù. Il terzo mistero della gioia vuole essere anche una riflessione sul vivere lo straordinario nella maniera più ordinaria. Maria e Giuseppe non hanno detto «non abbracciamolo perché è Dio», oppure «non laviamolo», «non sfamiamolo perché tanto ci penseranno gli angeli». Niente di tutto questo. Lo hanno amato, cresciuto, educato nella massima semplicità. Chissà quante notti Maria e Giuseppe si sono fermati a guardare, a stupirsi dinanzi a quel corpicino di tenerezza. Chissà quante adorazioni notturne dinanzi al bambino sacramentato. Anch'io nelle veglie notturne guarderò Gesù pensando alle lunghe notti di Maria e con lei riparerò ai sacrilegi eucaristici.